Vi leggerò una delle più grandi poesie scritte da Ungaretti. Il titolo della poesia è Mattina. Mi accingo a declamarla. Mi illumino d'immenso. Dunque, ieri sera sono tornato tardi dal lavoro e quindi sono andato al supermercato, quello aperto H24, e ero alla cassa e dopo aver pagato ho visto che dietro a me c'era un signore piuttosto corpulento, era un signore asiatico insieme al figlio, e a un certo punto questo signore ha sonoramente ruttato. La cosa a me non ha scandalizzato, perché conoscendo la cultura asiatica so bene che lì la scorreggia e il rutto in pubblico sono veramente la normalità. E anzi, mi ricordo quando ero in visita alla Città dell'Acqua, stavo facendo una foto e dietro a me c'erano, fuori da un negozio, c'erano due signori, due cinesi che stavano chiacchierando, e uno mi ha praticamente scorreggiato vicino alla coscia mentre stavo facendo questa foto, e niente, l'ho presa insomma a ridere. E invece ieri sera al supermercato ho visto il direttore che era alla cassa e altri addetti e le persone che erano in fila. Ho visto le loro facce un po' sconvolte, proprio segnali di sdegno. E allora mi sono chiesto, ma perché tanto moralismo in pubblico a fronte di una moralità? Ripeto, amoralità in privato. Se ci pensate bene, nelle nostre mura domestiche ci sono compagni che, intendo uomini, che tra le lenzuola scorreggiano praticamente in faccia alle proprie compagne, magari anche ridendone. O la compagna con la porta aperta del bagno caga e piscia parlando del più e del meno al proprio compagno. Quindi mi chiedo perché tanto inutile e basso moralismo, soprattutto a fronte di tante conquiste contemporanee. Quindi la conquista ben venga della libertà sessuale, in cui sono pratiche fetish nelle quali appunto è diventato uno sfogo, è diventato eccitante cagare e pisciare in petto ad un'altra persona o in faccia o in altre parti del corpo. E la cosa in quel caso non scandalizza. E poi non ditemi che non conoscete nessuno, qualche amico, qualche conoscente, che magari è solito praticare appunto queste modalità sessuali. Io per esempio le conosco, quindi mi viene da dire, liberatevi delle vostre inibizioni, anche dei vostri sensi di colpa.